essere intervenuti. Un saluto particolare al nostro commissario provinciale di Forza Italia, l'onorevole Di Bandiera. Oggi siamo qui perché credo che dopo anni di silenzio di Forza Italia è arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso, un nuovo viaggio che credo che ci porterà ad essere il centro dell'azione politica di Rosolini nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il viaggio inizia, credo, in un modo bellissimo, grazie in questi giorni all'adesione del consigliere comunale, nonché vicepresidente del Consiglio, Giorgio Spadaro. Giorgio Spadaro credo che non abbia bisogno di grosse presentazioni, perché da 5 anni che è in Consiglio comunale, è un ragazzo che è impegnato nel tessuto cittadino, è un ragazzo che si vuole spendere per questa città. Io credo che, per togliere subito dei dubbi a qualcuno, Forza Italia non è stata in Consiglio Comunale in questi 5 anni, questi 4 anni e mezzo, e non sarà nei prossimi 6 mesi in amministrazione. Forza Italia, attraverso il consigliere comunale Giorgio Spadaro, guarderemo i punti all'ordine del giorno e voteremo le cose che serviranno per i cittadini e non per il cittadino, perché Forza Italia è una forza liberale e vogliamo che le problematiche che si risolvono a Rosolini siano per tutti i cittadini. Questo è quello che noi faremo nei prossimi mesi, e la cosa importante è che da qui in poi, con Giorgio e tutti gli amici di Forza Italia, creeremo le condizioni con le altre forze politiche per costruire un progetto nuovo su Rosolini, perché credo che si sono persi 5 anni a Rosolini dopo i primi 5 con l'avvocato Nino Savarino. Quindi credo che Giorgio su questa linea mi aiuterà ad andare oltre, andremo verso i giovani, perché credo che Rosolini abbia bisogno anche di un cambiamento della classe politica. Da 30 anni abbiamo sempre le stesse persone, da 30 anni promesse e via, credo che sia il momento di bypassare questi passaggi. E allora, con Giorgio, credo che ci siano le condizioni oggi per far avvicinare anche i giovani a Rosolini nella politica, perché si sono allontanati, ma la colpa non è di loro, è della classe politica, perché ci sono le riunioni in casa delle persone, si fanno sempre progetti programmati per certe cose, e questo per una forza politica come Forza Italia, e credo fin quando sarò io il portavoce, non potrà succedere. Allora cambiamo registro, Giorgio mi aiuterà su questo e noi andremo avanti con lui e con tutto il gruppo di Forza Italia. Io ringrazio Giorgio di aver scelto Forza Italia per un proseguo politico, perché credo che Giorgio abbia tutte le caratteristiche per potersi muovere anche sul campo politico, oltre che sul campo lavorativo, perché ha fatto bene nella sua attività lavorativa, e quindi credo che potremmo lavorare insieme con tutti gli altri per costruire qualche cosa di nuovo a Rosolini. Grazie a tutti. Grazie Luigi, intanto mi preme salutarvi a tutti e vi ringrazio per essere presenti, quindi un grazie anche ai consiglieri comunali qui presenti. Io desidero innanzitutto ringraziare tutto il gruppo dirigente di Forza Italia qui presente e non per ultimo l'onorevole Nino Minaldo, deputato nazionale, il quale, consentitemi di ringraziarlo in modo particolare per aver avuto la sensibilità, la delicatezza nel raccogliere quella che era mia intenzione di aderire a Forza Italia. Colgo l'occasione anche per portare a voi tutti il suo saluto, purtroppo per gli impegni già presi non è stato né potuto essere presente, ma non mancheranno sicuramente altre occasioni per poterlo essere. Ringrazio vivamente anche l'onorevole Stefania Prestigiacomo, la quale fin da subito ha dato la sua disponibilità a questa, quella che era la mia intenzione di aderire a Forza Italia. E infine un saluto particolare e un grazie per essere venuto all'onorevole Edi Bandiera, che lo saluto
affettuosamente, che il deputato regionale uscente di Forza Italia, nonché il commissario provinciale di Forza Italia in provincia di Siracusa, e oramai il candidato alle prossime elezioni regionali. Mi preme fare una considerazione in riferimento a questa scelta di aderire a Forza Italia, a fronte di eventuali strumentalizzazioni e dubbi di qualsiasi natura circa le motivazioni che mi hanno portato a questa scelta, e spero che anche Eddy ne possa dare comunque testimonianza. Per primo vi dico che è stata una scelta del tutto autonoma e senza condizionamenti e nel pieno della mia consapevolezza. Avevo così manifestato un'idea di questa adesione a mia moglie, perché spesso parliamo, mi piace anche con lei parlare di politica, alla quale avevo chiesto anche un suggerimento su quella che poteva essere questa scelta o meno, e ha risposto con due semplicissime parole: Giorgio, sai tu quello che devi fare. Quindi neanche da parte sua mi ha influenzato su quella che poteva essere una scelta più o meno coerente, più o meno che poteva, secondo le mie aspettative, darmi qualche possibilità in più. Ho personalmente contattato la dirigenza di Forza Italia e ho manifestato la mia intenzione di aderire. A tutto è noto sapere a quale gruppo e movimento politico di appartenenza io provengo, il Movimento Civico dell'MPL, a quale va un sincero saluto e un ringraziamento al presidente Pino Adamo, al segretario Salvo Gonzales, all'assessore nonché vice sindaco Cinzia Giallonco e al consigliere Rosario Giallonco e a tutti i componenti che ne fanno parte, per aver condiviso insieme un percorso politico che sono certo ancora continuerà per chi come noi nutre la passione per la politica, e sono certo che ancora da parte loro non mancherà il loro contributo a poter farsi di dare un contributo a tutta la città. L'uscita dal movimento non è stata altro che un avvertire l'esigenza da parte mia di proporre alla mia città un panorama politico diverso rispetto a quello che un movimento civico propone, una realtà politica che guarda oltre i propri confini locali, anche perché non dare un'opportunità in più alla mia città, una possibilità in più per collaborare alla crescita socio-economica e sperare di vedere un futuro sempre più roseo e secondo quelle che sono poi le aspettative di ognuno di noi. Quindi io mi assumo tutta la responsabilità della scelta assunta, guardando in prospettiva e nell'esclusivo interesse della nostra città. Non è mia intenzione entrare in polemica con nessuno, soprattutto dopo aver sentito alcune voci che in questi giorni circolano rispetto a questa mia scelta. Per essere chiari, la mia posizione nei confronti dell'attuale amministrazione guidata dal sindaco Corrado Carlo è in questo momento quella che ho ricoperto fino adesso. Per intenderci, non sono all'opposizione, non sono fuori dalla maggioranza, a meno che, consentite, magari dico al PD, allora già per natura si poteva anche intuire questo, ma non è stata mai mia intenzione, sono un po' lontano da quella idea, da quella area politica. Spero invece che non venga fraintesa e possa essere interpretata come una risorsa per chi come me ancora nutre la speranza di vedere la nostra città crescere e progredire. Niente di più di un contributo solamente. Quindi ribadisco con assoluta chiarezza la mia posizione attuale. Al prossimo Consiglio Comunale comunicherò alla Presidenza l'adesione a Forza Italia. Sarò sempre presente come lo sono sempre stato. Dove vi è la necessità di assumere scelte responsabili saranno assunti. Infatti già dal prossimo Consiglio Comunale saremo chiamati a discutere del bilancio di previsione, strumento importantissimo per le sorti economiche della nostra città. Io sarò là, propositivo per tutto quello che riterrò intendere nel solo ed esclusivo interesse della nostra città. Sarò critico qualora lo riterrò esserlo, senza pregiudizi. Ancora metto in evidenza un altro aspetto che ritengo anche importante sottolineare. Io non sono in conflitto con nessuno del candidato o dei candidati locali che si presenteranno alle prossime elezioni regionali. Come ho scelto io liberamente, auguro che liberamente gli elettori possano scegliere i loro candidati. Io la mia l'ho fatta. Sosterrò alle prossime elezioni regionali qui presente
l'onorevole Edi Bandiera e l'ho fatto nel pieno della mia libertà e nello musumeci presidente. Chi si ritrova e crede in questa scelta sarò contento di condividerla con ciascuno di voi. Chi viceversa sceglie altri candidati liberi di scegliere. Mi rivolgo anche al coordinamento locale, qui rappresentato dall'amico Luigi Carlo, che ringrazio anche perché mi ha collaborato nell'organizzare questa conferenza stampa. Allora io dico, questa è la mia linea, se qualcuno non la condivide, libero di scegliere. Io per natura non mi nutro di odio o rancore verso gli altri, anzi cerco sempre di fare prevalere la ragione piuttosto che avere pregiudizi inutili. Infine, mi rivolgo a coloro i quali hanno saputo inavvertitamente di questa mia scelta di comprenderne le motivazioni e consentitemi, e poi concludo, ricordando sempre a coloro i quali hanno dubbi o incertezze che le mie scelte sono e saranno sempre libere e andranno sempre nella stessa direzione, coerenza. Quindi io, questo era quanto mi volevo dire, questo è il mio messaggio. Passo la parola ora all'onorevole Di Bandiera, che vi dà qualcosa anche lui in merito a questo. Grazie Giorgio, saluto tutti i presenti, la stampa, consentitemi un saluto particolare e affettuoso al mio portavoce, a Luigi Calvo e alla nostra dirigente cittadina Ariella Caruso, testimonianza vivente da diversi mesi, per me motivo di orgoglio, di un entusiasmo risvegliato a quale ritengo di aver contribuito un po' con la mia presenza, un po' col mio lavoro in questi pochi anni in Forza Italia e in questo territorio. È stato per me sempre motivo di orgoglio poter dire e affermare senza timore di smentita che, sapete, Forza Italia è stato un grande partito, è un grande partito, è un partito notoriamente in ripresa, ma è chiaro che negli anni via via si erano lasciate nel territorio risorse umane di straordinaria valenza umana, politica e amministrativa, e devo dire che con orgoglio e senza timore di smentita che un po' anche il mio muovermi quotidianamente in questo territorio ha contribuito a dare fiducia e a risvegliare entusiasmi importanti, e qua siamo per lo più tutti addetti ai lavori, sappiamo quanto importante è l'entusiasmo, quale energia positiva riesce a sprigionare soprattutto, e anche in vista di tornate elettorali importanti, non mi riferisco solo alle regionali ma anche alle prossime amministrative. Lasciatemi sottolineare con grande ammirazione e soddisfazione quello che è il segnale che oggi viene fuori da questa conferenza stampa e da questa bella adesione, e cioè che Giorgio Spadaro testimonia con la sua adesione intanto un modo importante e bello di fare politica, poco comune al nostro territorio. Giorgio ha maturato dentro di sé, mi fa molto piacere apprendere che poi questa decisione sia maturata ulteriormente in famiglia. Il fatto che la moglie ha detto non, ha detto fai quello che vuoi, perché quando le mogli dicono fai quello che vuoi, no? E invece dice ma meglio di te, no? Meglio di sì. C'è una differenza sostanziale. Vuol dire, al di là della battuta, molto bella e molto importante che Giorgio abbia maturato dentro di sé e poi abbia cercato giusti riferimenti e giusti ulteriori consigli, o qualcuno che ha voluto favorire questo ingresso come il comune amico di Nominardo, poi ci siamo interfacciati, ma devo sottolineare una cosa importante che è inusuale di questi tempi e nei nostri territori. Giorgio aderisce a Forza Italia senza chiedere nulla, perché si fa un esame, della situazione, fa un'analisi politica legata al territorio e comprende che in questo contesto può realizzare quello che il suo esclusivo desiderio in materia di politica, e cioè praticare buona politica in questo territorio e per questo territorio. Per noi è motivo di orgoglio che ci ha scelti come interfaccia, ci ha scelti come punto di riferimento, per cui abbiamo aperto da subito le porte con sentimenti di ammirazione dei quali vi parlavo, della stessa soddisfazione di quali vi ho parlato poco fa, nella certezza che oggi in Forza Italia entra una persona molto seria, una persona molto stimata, una persona capace che senza equivoco è un importante valore aggiunto non solo per Forza Italia a Rosolini, ma la eco di questa iniziativa contribuisce ulteriormente a lanciare il messaggio che è il mio messaggio, che è il nostro messaggio degli amici di questi anni, un partito che riparte, che si rilancia mettendo al centro persone per bene, lasciatemi dire, qui c'è anche gente meno giovane, ma meglio ancora se è gente giovane, perché c'è bisogno che
i giovani o chi come noi o quasi giovani possono essere finalmente protagonisti delle sorti di questo territorio, in barba a chi questo territorio l'ha avuto, l'ha utilizzato, l'ha gestito e in molti casi ne ha fatto cosa propria, possibilmente migliorando la propria posizione sociale ma anche economica, ma lasciando indietro decine, centinaia di famiglie, di cittadini. Chi conosce le nostre storie personali sa che non sono storie di arricchimento personale o di impresa personale, ma sono storie di gente che con passione ha cominciato da piccolo a guardare la politica con grande passione e interesse e poi ha compiuto qualche passo in avanti col sostegno e col consenso del proprio territorio e dei propri elettori, proprio perché questi elettori hanno trovato riscontro vero nelle parole che vi sto dicendo. Ho capito subito, appena sono arrivato, che il grande tema, che era un'adesione meravigliosa del vicepresidente del Consiglio Comunale a Forza Italia, per certi aspetti può essere un po' annebbiato o confuso da discorsi di posizionamento. Credetemi, per chi si è voluto venire a chiarire qualche passaggio, per chi con qualche giornalista mi ha chiamato, ma che fa? Ho difficoltà a interessarmi molto di questa materia per alcuni fatti che, per altri ovvi, per altri magari criticabili. Voglio riportare quelle che sono le parole da un lato di Giorgio e da un lato di Luigi Calvo, che hanno già trovato l'intesa probabilmente senza parlarne più di tanto. Sono certo che dinanzi ai provvedimenti sani che questa amministrazione o anche il più estremista dei consiglieri comunali dell'aula consiliare, presidente di Rosolì, sono certo che dinanzi alla bontà dei provvedimenti non solo il consigliere Spadaro ma tutta Forza Italia, tutti i nostri dirigenti, tutti i nostri attivisti saranno lì a dare forza ai provvedimenti e alla bontà di questi. Sono altrettanto certo che dinanzi a provvedimenti sbagliati o equivoci o dal sapore squisitamente preelettorale, il primo che sarebbe sulle barricate proprio per la bontà e le qualità umane oltre che politiche del personaggio è proprio Giorgio. Quindi io questo problema non me lo pongo, l'invito che faccio agli amici è: uno, non facciamoci condizionare, perché poi dico sempre che chi ci dà un consiglio e non è con noi, spesse volte il consiglio non lo dà a noi. Beh, è un indurre a fare qualcosa che è bene, è una mia massima di vita, ma difficilmente su questo posso sbagliare. E poi non posso non sottolineare come la ricetta per noi moderati, per noi che abbiamo una connotazione politica ben chiara e marcata anche a livello nazionale, la ricetta non può che essere l'equilibrio. Allora, a mio avviso, parlare oggi a 6 mesi dal voto di dove siamo vincolati, dove siamo incatenati, perdonatemi, ma attiene a questioni di gossip politico, di non voglio dire di quale valore, non mi interessa. Quello che mi interessa è sicuramente la certezza che gli amici intanto hanno pieno mandato, così come nel mio stile di questi anni, da dirigente provinciale o regionale, i territori si autodeterminano. Vi posso consigliare la regola della ricetta dell'equilibrio: tutte le volte che ci sarà bisogno che il commissario provinciale viene con un po' di autorevolezza, può aiutare non a dirimere ma a capirsi, a parlarsi, sarò a disposizione. Ma non c'è dubbio che la storia di questa amministrazione è segnata, non la giudicheranno né i consiglieri di maggioranza né i consiglieri di minoranza, la giudicheranno fra pochi cittadini. Allora il grande dibattito che può aprirsi in questa sede da subito dentro al partito ma anche con le altre forze politiche, con gli altri consiglieri comunali, non può che essere quello di capire come confezionare un programma il più possibile sano, concretizzabile e condiviso, e poi, come sempre si auspica, come sempre deve succedere, assieme si dovrà individuare la figura migliore che sarà in grado di incarnare questo programma e questo progetto. Devo dire, senza timore di smentita, che oggi, al di là delle appartenenze, maggioranza e minoranza, Rosolini fa un passo avanti, perché Giorgio, nella sua scelta, mette prioritariamente un aspetto, e cioè, come sapete, ormai i comuni e con essi il civismo, al quale guardiamo con interesse sempre, io ho fatto seguito la lista civica che portava il mio nome, abbiamo preso poco più di 4.000 voti qualche anno fa, l'ultima volta l'abbiamo usato. Quindi sicuramente il civismo è un valore, è quello strumento, quel contenitore che in alcuni momenti consente di intercettare non voti, ma gente per bene che si vuole spendere e che magari con diffidenza non vuole assumere un'etichetta di partito, ma è un aspetto della vita politica cittadina. Accanto a questo, siccome voi ottimi amministratori mi insegnate che da soli i comuni non vanno da nessuna parte, possono solo impegnarsi a spremere il più possibile, a portare la tassazione ai livelli più alti consigli della legge e a fronte di questo non erogare neanche i servizi essenziali. E allora Giorgio oggi lancia un messaggio, cioè la sua adesione che rende più forte Rosolino in questo territorio è un'adesione che intanto assicura, non da oggi ma da già qualche giorno, da qualche settimana, da quando siamo visti la prima volta,
collegamenti importanti di carattere provinciale, regionale, nazionale, e perché noi abbiamo il nostro coetaneo, che porteremo anche a Rosolini, il nostro eurodeputato, in maniera tale che anche la città di Rosolini, attraverso i nostri collegamenti che riteniamo importanti, sui quali ci possiamo confrontare in qualsiasi momento, sull'importanza e sulla valenza, potrà sicuramente giocarsi qualche carta in più rispetto alle carte che si gioca chi vive in una realtà chiusa, in una realtà civica, della quale, ripeto, riconosco il grande valore, ma sono solito dire anche qui senza timore di smentite, l'ho fatto anni fa quando tutti ci chiedevano il civismo, io ho preso una bandiera e l'ho tenuta alta e che, voglio dire, che l'abbiamo sparsa in questa provincia. Se nella nostra carta costituzionale da oltre 60 anni ci sono i partiti e nessuno ne ha messo in dubbio dentro la Costituzione l'esistenza, ci sarà un motivo. Il problema è la gestione dei partiti, il problema è la capacità di questi partiti di selezionare la classe dirigente. Avrete notato, e chi non ha notato, io lo racconto in un secondo adesso, le mie iniziative per esempio a favore del presidente Musumeci, quando ancora anche il mio partito giocava su altre candidature. Chi come Giorgio l'ha citato, chi come noi vive il territorio, non avevamo dubbi che un presidente che ha buone prospettive in termini di capacità e azione e di governo poteva e doveva essere nello Musumeci. Non avevamo alcun dubbio che c'era una spinta di opinione enorme, che già ci porta, dicono, 8 punti avanti. Io i sondaggi non li guardo, perché poi i sondaggi dipende di chi li commissiona, che il risultato è condizionato. Io non guardo i sondaggi, ma sto nel territorio e parlo con la gente. Beh, questo è un candidato che è credito in maniera trasversale, allora è sottoscritto, abbandonando anche un po' di quello che è il bondone dei partiti, e quindi no, dovevo aspettare che prima qualcuno desse predizioni. Io, siccome, voglio dire, se ho fatto qualche cosa, devo dire grazie ai miei amici, ai miei elettori e non ai miei dirigenti di partito, mi sono spinto subito avanti e ho fatto delle dichiarazioni nei confronti del presidente Musumeci. Allora dico questo per dire quanto importante sia, anche dal punto di vista, il valore dell'autonomia nel determinarsi, perché chi vive il territorio ne conosce sicuramente le peculiarità, le potenzialità, ma anche le criticità. Sono certo che questo gruppo, appunto dirigente, saprà trovare sempre in armonia le ricette per affrontare via via meglio i passaggi che verranno. Oggi è una giornata importante per Forza Italia, perché grazie a questa adesione lanciamo un messaggio che non è solitario, ma di tanta gente che in questo territorio capisce l'importanza dei partiti e di questo partito. Ha capito che in questo partito c'è qualcuno che si batte senza timore di ritorsioni dall'alto e quant'altro per avere qualità di classe dirigente. Avete anche letto le mie azioni sulle liste pulite. Io su questo tema non intendo abdicare, perché vero è che i voti sono belli, vero è che i voti sono importanti, ma qualcuno deve porsi il tema se è più utile una scorciatoia per fare un risultato o se è più utile un lavoro lento ma che assicura la posa in opera di fondamenta importanti sulle quali costruire le cose serie. Perché se qualcuno pensa che la strada sia quella delle scorciatoie, possibilmente domani facciamo un grande risultato, eleggiamo dei deputati, ma poi dopo un giorno non sappiamo più se abbiamo quel risultato e quei deputati. Allora su questo ho invitato tutti nel mio partito, mi riferisco agli alti vertici, alla cautela, perché noi siamo convinti che, come dire, la fretta spesso non porta cose positive, non porta fattori utili anche agli stessi partiti, e quindi c'è bisogno che si faccia un lavoro costante tutti i giorni, tutto l'anno nel territorio, così come siamo abituati, e vedrete e vediamo, e oggi in testimonianza senza equivoci, che le cose possono lievitare bene, anzi quando è la lievitazione naturale lenta, no? Le cose sono sicuramente di migliore qualità. In questo credo, in questo continuo a battermi, e so che con me lo fanno gli amici di Rosolini e tanti amici di questo territorio, perché noi ci mettiamo la faccia, ci abbiamo messo la faccia e non intendiamo perderla, non nei confronti del partito, delle altre dirigenze, ma non intendiamo perderla nei confronti del nostro territorio e di chi con tanto affetto, con tanta stima e con tanta simpatia ci ha scelto. Quindi a mio avviso, con tutta l'umiltà del caso e la modestia del caso, io ritengo che non possa essere che questa la strada maestra. Ovviamente il nostro è un partito aperto, non abbiamo mai posto veti o vincoli particolari, certamente ci sforzeremo sempre e comunque di non farci tirare per la giacca per condizionare i risultati alle amministrative a favore di un sindaco o a favore di un altro, o per assumere la veste che qualcuno pensa che avremmo potuto assumere in termini di autobus per prendere seggi. Noi siamo un partito che ha una propria quadratura, personalmente alcune cose non le ho consentite e conto di non consentirle, e la storia ci darà, voglio dire, torto o ragione, ma in termini di etica, morale, di sana gestione dei contesti partitici, nei territori, ritengo che non solo la storia ci darà ragione, ma ci daranno ragione gli elettori che ci seguono con grande attenzione e con grande interesse.
Grazie Giorgio, buon lavoro amici, ripeto, noi siamo più forti, ma grazie a questa adesione, lasciatelo dire, lo dimostreremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Rosolini, questo territorio, chi ci vive, è più tutelato, è più forte e ha le porte aperte laddove ci sono contesti che contano e che possono agevolare fattori di crescita e di sviluppo. Grazie per l'attenzione e buon lavoro. Può fare una domanda? Tutto io direi che l'argomento maggioranza e minoranza è un po' superato, anche perché il sindaco qui a Rosolini una maggioranza non ce l'ha, diciamo, da un po' da tempo. Però giustamente su certe questioni sarebbe anche importante capire come si pone Forza Italia, tipo la nomina di un esperto, che è stato come dipendente comunale, come Massimo Sipione, tipo altre scelte che sono state fatte nell'ultimo periodo. La posizione di Forza Italia. Se posso, intanto prendo la parola per sottolineare quello che ho detto poc'anzi. Io ritengo che, siccome noi siamo un partito, non siamo un contesto dove c'è uno che sceglie. La domanda era per Giorgio. Ah, ok, sì. No, non avevi citato l'interlocutore. Benissimo, sì. Vabbè, Giorgio, ti do la parola intanto. Ma rispondo con assoluta chiarezza alla domanda che hai posto. Su questa scelta io già avevo preso le distanze in tempi non sospetti, quindi ribadisco la mia coerenza. Su alcune scelte sono stato d'accordo, su alcune non lo sono stato, e su questa particolarmente mi sono dissociato. Io, se posso, voglio ribadire il metodo. Sì. Il metodo, se capito, dell'equilibrio che si deve. Siamo partiti nel territorio. Il partito che ha un gruppo dirigente, è chiaro che l'ingresso all'interno del partito di una figura così importante e che si caratterizza per un importante spessore umano e politico non può che essere oggetto di un ritrovarsi, di un definire le linee, e quindi a mio avviso oggi pronunciarsi su aspetti dettagliati che riguardano, che hanno riguardato la vita dell'amministrazione, fatto esatto, le scelte già intraprese, mi pare prematuro. E affido a questo gruppo dirigente l'indirizzo che avranno già fra loro concordato, e cioè quello di riunirsi, affrontare le questioni urgenti, ma soprattutto, ripeto, siccome con tutto rispetto il gossip è carino, è il pepe della politica, ma chi è messo a casa e ha problemi seri poco può interessare l'opinione su una vicenda specifica, soprattutto legata alla nomina. L'invito che faccio è a quadrarsi, a trovare una linea importante per questi mesi, ma soprattutto a lavorare, perché abbiamo appuntamenti elettorali importanti nei quali, grazie anche a questa importante adesione, riteniamo di poter essere protagonisti o quantomeno determinanti. E quindi è importante lavorare su questo, e nel frattempo, siccome a noi piace il pepe, ci divertiremo anche qualche cosa. Ma non è attraverso questo che diamo la risposta ai cittadini, le risposte quelle importanti che si attendono, ma è attraverso il lavoro che dobbiamo fare a tutti i livelli per portare occasione di sviluppo concreto a questo territorio che, non lo devo dire a voi, gode di potenzialità immense fino ad oggi, ahimè, messe a frutto relativamente o per niente messe a frutto. Okay. Ci sono altre domande? Se ritenete di non avere altre domande, io rinnovo di nuovo un saluto a tutti, un grazie per essere qui presente, grazie a Edi. L'obiettivo prossimo è quello delle regionali, per quelli successivi ci sarà tempo per discuterne, per ragionare, e guardiamo avanti. Quello che è l'operato dell'amministrazione, come già ha detto Edi, sarà valutato dai cittadini, e quindi da questo punto di vista, guarda, trovate il massimo della chiarezza nel portare avanti quella che sarà l'azione poi politica della Forza Italia. Grazie a tutti, quindi rinnovo un buon sabato, un buon fine settimana, e un arrivederci.